Siamo nel mercato di via Vittorio Emanuele ad Alghero, dove lavorano tanti anni i commercianti ambulanti che appartengono alla comunità senegalese di questa città. Poche ore fa uno di loro è stato ferito da dei colpi di pistola, si trova all'ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Ascoltiamo le loro voci e le loro testimonianze all'indomani di questo brutto episodio. Ciao, è sempre loro che rompono le balle nel senegalese. Ma quindi ci sono stati dei precedenti? Anche l'anno scorso loro passarono una sempre tutte notte lanciavano delle cose. Sì, tutte notte, sempre qua di dietro. Qual è la vostra lo specchio dell'andamento del popolo. Stiamo parlando di tutto lì, non si fa altro. Parlavate di questo, infatti sì, io non si fa altro che. Lui, non vede cosa c'è qui, non c'era il motivo di sparare un uomo per un cappello. Che scopo c'ha? Ma perché cosa l'ha fatto lui a rubare il cappello e poi a sparare? Non lo so io che idea loro avevano, se è direttamente dato alla malavita o per andare in galera. Troppa malavita si è annidata in Alghero, troppa. Giovanile. Ma dia un'occhiata e vede cosa c'è in giro. Giovanile, non anziano. Sì, sono Abdou Diop. Sei il fratello di Mbai, il ragazzo che è stato ferito sabato, come sta innanzitutto? Sì, adesso un po' meglio. Vanno un po' meglio. Sabato quando è successo, quando l'hanno sparato, tu eri qua? Sì, sono qua. Hai visto la scena? Hai soccorso tuo fratello? Sì, perché loro vengono da me prima, non vengono da me. Mio fratello non c'era prima. Loro vengono da me con la banca, ve le prendi con i capelli senza pagarti. Io dicevo no, loro disquitate con me, dopo andare via. Quando loro torno, io sono lì, mio fratello è passato, vengo da me, poi parliamo. Dopo vado con la macchina, poi tornare, vado con il rubinetto per lavare le mani, per andare via. E loro uscito con la sardini, vengono da noi direct. Tiro con la colpo di pistola, non lo so. Lui non diceva niente loro, non è parlato con loro niente. Adesso loro vengono direct da noi, ci tirano una colpo di pistola. Dopo ci fanno un'altra. Prima l'ha fatto sopra, dopo l'ha fatto un altro, e te con la gamba. L'ha visto sangue subito sul terra, però lui non è caduto perché con la gamba. Lui mi dice chiamo ambulance perché loro mi hanno fatto un colpo di pistola. Questo io chiamato ambulance, solo questo motivo. Non è niente, lui non è fatto mai con loro niente, non è fatto niente. Però non lo so io veramente.